Abbiamo organizzato un pranzo di Natale presso il ristorante da Edoardo per stare vicino a chi soffre, a chi è solo, chi vive questo santo Natale nella solitudine. Il comune ha organizzato un pranzo per coloro che vogliono aderire, basta recarsi dal ristorante Edoardo, via Ottavio De Marsilio, se non sbaglio, e prenotarsi per domani. Entro le 8 di stasera dovrebbero prenotarsi, oppure domani mattina presto. Sappiamo che l'iniziativa forse non è che risolve il problema della solitudine, ma comunque perlomeno per il giorno di Natale serve a stare a socializzare, a stare insieme agli altri. Vi state muovendo anche come piano di zona? Abbiamo da poco presentato il nuovo piano di zona sulla triennalità 2016-2018 con azioni innovative rispetto agli altri anni della scorsa annualità. Abbiamo previsto, siccome c'è stato in aumento dell'FNA, abbiamo previsto azioni di contrasto alla povertà e di borsa lavoro maggiori rispetto agli anni precedenti. Speriamo in una maggiore attenzione da parte della Regione Campania, attenzione che siamo sicuri che ci sarà, visto la nuova conduzione del governatore De Luca, che sappiamo sensibile a queste tematiche. Speriamo che ciò sia avvenga, si avveri, soprattutto per dare stabilità anche al personale che opera all'interno dei piani di zona, personale che sappiamo che oggi ancora è precarizzato. Ecco, sicuramente è questo un messaggio, un augurio, un suo augurio che lei fa anche come responsabile del piano di zona. Un augurio al personale, un augurio anche a coloro che noi assistiamo, perché voglio ricordare che il piano di zona assiste a una popolazione di circa di 100.000 abitanti, comprende 37 comuni, ha un suo vasto territorio da servire. Noi ci rendiamo conto delle difficoltà e ce ne rendiamo conto soprattutto sotto le festività natalizie, che non riusciamo a dare risposte ai tanti che chiedono di soddisfare, di realizzare i propri bisogni, ma purtroppo con le scarse risorse economiche che oggi abbiamo non riusciamo a soddisfare tutte le richieste. Voglio fare infine un appello ai ragionieri più che ai sindaci di versare le proprie quote associative, perché a tutt'oggi dobbiamo avere ancora 600.000 euro dai comuni e non riusciamo a gestire tutti i servizi così come la legge regionale prevede.